Ciao, sono Ivan di Clinica del Camino Progetto Fuoco. Nel video di oggi andiamo a parlare dell'allarme per le stufe a pellet, allarme No Fire. Prima di andare su una delle nostre macchine per analizzare l'allarme in questione di questo video, ti dico che in fondo al video lascerò una playlist dedicata a tutti gli allarmi possibili e immaginabili che si possono presentare in una stufa a pellet. Ogni marca e ogni centralina ha una dicitura differente, però gli allarmi sono praticamente gli stessi su ogni tipo e modello di stufa. E se sei interessato, se hai problematiche di altro tipo, vai a dare un'occhiata in fondo al video, potrai andare a verificare l'allarme in questione e provare a risolverlo da solo. Prima di cominciare, ti dico subito che nel caso tu non riuscissi a risolvere l'allarme, dovrai chiamare il centro assistenza. Quindi questa è una guida per cercare di aiutarti, per evitare di chiamare inutilmente un centro assistenza e spendere soldi per nulla. In alcune casistiche sarà impossibile risolverlo, specialmente se sono problemi elettronici o di installazione, e quindi in quel caso vai a chiamare il centro assistenza della tua stufa. Altra cosa molto importante, è fondamentale che la tua stufa sia installata correttamente, quindi se hai dei dubbi che la stufa non sia installata bene, lascerò in descrizione il link a un gruppo Facebook che ho creato con alcuni colleghi sparsi per l'Italia. E nel caso non fossi convinto che fosse installata bene, iscriviti a un gruppo Facebook completamente gratuito, è gestito da professionisti. Mio cugino non può entrare, comunque viene cancellato e bannato. Postando qualche foto del lavoro, dell'installazione che ti hanno fatto, probabilmente riusciremo a capire se la canna fumare, se la stufa è stata installata correttamente. Nel caso non fosse installata correttamente, converrà installarla correttamente. In fondo al video, tra l'altro, lascerò anche una playlist in cui ci saranno delle installazioni di stufa a pelle. Dacci un'occhiata e prova a vedere se in qualcuna ritrovi l'installazione della tua stufa. Andiamo avanti col video. Questo segnale d'allarme viene fatto scattare dalla sonda fumi, che è quella sonda che è posta in fondo dopo l'aspiratore fumi, e per un abbassamento della temperatura durante la fase di lavoro. Quindi voi accendete la stufa, fate tutta la fase di accensione e andate in potenza. Durante la fase di lavoro, la tua stufa non rileva più la temperatura corretta, quindi se anche voi vedete la fiamma, la manda in blocco e in spegnimento. Voi dovete poi disinstallare l'allarme schiacciando il tasto d'accensione, aspettare il raffreddamento e potete poi andarla a riaccendere. Andiamo ora a vedere su una delle nostre macchine quelle che possono essere le cause di questo comportamento della stufa. Come dicevamo, la sonda fumi è posta in uscita al ventilatore, quindi io qua non ho il ventilatore, la sonda fumi è posta qua sullo scarico. L'allarme No Fire tendenzialmente è dato per, come dicevamo prima, un abbassamento della temperatura fumi. La prima cosa da andare a verificare è se la sonda fumi è inserita correttamente all'interno della sua sede. C'è un forellino, di solito c'è un gommino, diciamo per fare tenuta, in cui viene incastrata la sonda. Se la sonda è troppo fuori, o ha un po' di gioco, durante la fase di funzionamento potrebbe sfilarsi e cadere, o comunque non essere più in una posizione corretta. La posizione corretta della sonda di solito è di qualche centimetro all'interno della stufa, poi dipende dai modelli e andate a verificare sul libretto qual è la sua posizione corretta e comunque di solito se è una stufa che viene utilizzata da un po' di tempo ci sarà un leggero imbrunimento di tutta la parte che va inserita all'interno della sua sede. Quindi prima cosa da controllare è quella. Seconda cosa da controllare è se sulla centralina è inserita bene. Mi è capitato un paio di volte in tanti anni che diciamo, l'innesto dentro la centralina, che di solito è posizionata in questa posizione qua, non fosse inserito bene e quelle vibrazioni scaldandosi un pochettino avesse del gioco, quindi non rilevava correttamente il suo funzionamento. Quindi la stufa sentiva una temperatura sbagliata e mandava in blocco tutto l'ambaradan. Quindi quella è la seconda cosa da andare a controllare. La terza cosa da controllare è verificare se in fase di lavoro questo allarme viene dato alla potenza minima. Cosa succede? Allora, la stufa ha una cocla che va diciamo, a prendere il pellet dal serbatoio e ve lo fa cadere tramite uno scivolo dentro il braciere.
Se il minimo è regolato male, specialmente su stufe di vecchia generazione, adesso questa è una stufa, una Clover, c'è cioè un barcellato pulente, ha un'elettronica che comunque va a gestire la quantità di pellet che cade, tutte le stufe diciamo un po' più evolute, un po' più costose, difficilmente hanno questo problema. Ma su stufe di vecchia generazione il minimo va regolato in base alla pezzatura che ha il pellet. Cioè, adesso, negli ultimi anni sono abbastanza uniformi da un sacco all'altro, però può capitare sempre una partita di pellet in cui alcuni sono molto lunghi e altri sono molto corti, ok? Quindi vedete che c'è già un po' di differenza in un sacco di buona qualità. Alcuni hanno del pellet che è molto molto lungo, addirittura ho dei pellet, delle foto vecchie in cui mi arriva quasi alla fine del dito, se ho pellet molto lungo, nel caso di una quantità molto bassa e potenza minima, addirittura potrebbe andare a spegnere la fiamma. Quindi se voi vi accorgete che vi trovate il braciere pieno di pellet in combusto, probabilmente il minimo è da tarare. Su alcuni modelli di stufa è possibile, andando in un menu dedicato all'utente, andare a regolare un minimo, proprio questo parametro. Quindi se avete una stufa di quel tipo lì, andatela a regolare. In altri non è possibile, sarà necessario chiamare il centro assistenza. Quindi, in base al tipo di stufa che avete, cercate di capire qual è la strada migliore. L'ultima possibilità, se una volta controllato queste cose non trovate nessun tipo di soluzione, è che l'elettronica, che è la centralina, non legga correttamente le temperature elevate, e quindi in questo caso c'è poco da fare, bisogna chiamare il centro assistenza. Spero che questo video ti sia risultato utile. Per qualsiasi domanda lascia un commento in fondo al video. Come ti dicevo prima, in fondo al video ti lascio delle playlist dedicate che potrebbero interessarti sull'argomento stufa pellet. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!